una nota ministeriale, io meglio che vi saluti, andare a casa, eccetera. Proviamo invece questa sfida a collocare questi aspetti dentro proprio un modo di intendere, di vedere la scuola, cioè un'idea di scuola, cioè provare a vedere gli strumenti non come dei meri strumenti da compilare, ma come un'infrastruttura necessaria dentro un'organizzazione. E da qui accetto volentieri la suggestione di Ezio di provare a vedere in alcuni passaggi che già conoscete, che proprio dobbiamo ricollocare e connotare dentro questa storia. È stata una storia devastante da un punto di vista pandemico, ma anche di situazioni nuove che ha aperto. E provare a vedere in prospettiva, dentro una situazione che non sarà più come prima, non sarà più come prima, qualunque ferita resta, si riemargina, ma resta indelebile. E questa in particolare, sia nella vita personale di noi, sapete bene dal 1900 per Damasco quanto questo l'ha modificato in alcune zone, anche a livello personale e familiare, sia da un punto di vista del vissuto della comunità. Quindi proviamo davvero a prendere in mano questi passaggi e poi, diciamo, cioè finalmente proviamo a ritornare sui piedi della scuola. Riproviamo a mettere al centro il discorso di tipo pedagogico, al di là di tutti gli aspetti che era necessario, inevitabile, assolutamente inevitabile, considerare collegati con l'emergenza. Io da qui vi aiuto con delle slide al fine proprio di toccare l'argomento che è stato sollecitato, ovvero gli strumenti che prima si accennava e che ormai fanno parte di quella che è una struttura dell'organizzazione scolastica. L'idea qui è la scuola si vuole avere proprio degli elementi che poi ricadono nel singolo studente, ma prima devono avere dentro nella scuola un livello di condivisione. La condivisione non nasce a caso, nasce da passaggi che sono anche di tipo dialogico, ma sono anche di tipo strutturale, cioè fanno parte proprio di quella struttura che poi connette, E da qui questi elementi che ormai si sono consolidati come documenti tipo strategico, che poi hanno delle sigle, degli acronimi impronunciabili, però proviamo a coglierli non nella sigla, ma negli elementi di senso che hanno al loro interno, passaggio che prima richiamato da Enzo. E perché no, provo anche a evidenziare alcuni sviluppi futuri, perché è indubbio che questa sia una situazione particolarmente collocata per molti aspetti, anche contaminata, usiamo il termine contaminato senza parlare di pandemia, della situazione ad oggi ancora comunque veicolata dal virus, ma è indubbio che dobbiamo predisporci già da oggi su uno sviluppo nuovo dentro anche quelle vulnerabilità che ognuno di noi ha colto. E quindi gli sviluppi possibili per alcuni aspetti già evidenti anche nelle norme, però proviamo a riportarli in superficie, perché se la scuola inizia a governarli, allora diventano elementi di innovazione. Se inizia invece a sopportarli, iniziano a diventare degli ulteriori adempimenti. Dovete governare questi passaggi, non farli travolgere, e proviamo a vederli, ne accennerò alcuni. I documenti, come sapete, sono questi, ma all'interno hanno una dimensione che è tipica della progettualità finalizzata al miglioramento. Il miglioramento dentro un'organizzazione non avviene per caso, non può avvenire per caso, o meglio, può anche avvenire, ma se avviene per caso vuol dire che non è stato determinato, e più delle volte quando non c'è intenzionalità e determinazione non avviene miglioramento, ma avvengono degli elementi fuori controllo, più delle volte anche di peggioramento. Quindi l'idea di avere un governo della scuola è determinante, e da qui il ruolo del dirigente e dello staff in parte dirigente è fondamentale. Ecco perché questi documenti ormai sono entrati, ormai sono consolidati nei processi,
devono essere anche delle opportunità da un punto di vista proprio dell'indirizzo di quegli elementi che la scuola intenzionalmente sceglie. Gli strumenti non danno i contenuti, sono dei contenitori. I contenuti dovete darli voi, ma non potete darli voi in un'ottica di un desiderio, dovete darli in un'ottica di quella condivisione che è anche fatica del confronto, che è anche difficoltà del dialogo, e lo sappiamo bene, che io ho fatto per oltre 20 anni di dirigente scolastico, e so bene che dialogare dentro un collegio docente non è sempre così semplice. Ma questi sono proprio quegli elementi che appartengono a quella che poi, con retorica, prima se vogliamo uscire dalla retorica, dobbiamo affrontarlo, noi diciamo comunità professionale e addirittura comunità educativa, dove educativo non appartiene solo alla scuola, ovviamente, ma appartiene a una dimensione di tipo sociale e culturale. Proviamo ad affrontare, io non leggerò mai le slide, quindi cioè, so che questi, è inutile che li connoti questi passaggi dentro dei documenti conosciuti. Provo a farvi un ragionamento, quando faccio un ragionamento voi documentate le cose che dico con le slide che vedete. Da qui la parte collegata con la progettualità ha dentro proprio un'idea di organizzazione e dell'indirizzo dell'organizzazione. Il rapporto di autovalutazione è un elemento rispetto alla progettazione ineludibile, non nasce perché c'è una nota non inseriata, ma nasce nell'ottica dell'autonomia scolastica, tant'è che voi non insegnate, lo ricordate, il 275 pretende che l'offerta formativa sia collocata all'interno del contesto, ma per collocare all'interno del contesto bisogna sapere leggere il contesto. Il contesto non è un elemento di lettura da un punto di vista percettivo, è un elemento di lettura che necessita anche di dati. E se vogliamo avere un processo collegato con il miglioramento, quel dato deve essere un dato comparabile. Ed ecco perché è nato il rapporto di valutazione. Ma tutti noi, io che ho fatto il dirigente scolastico come molti di voi, anche se vedo tutti purtroppo molto più giovani di me, ho fatto il dirigente scolastico prima nel 99, prima della 107, prima di tutte quelle che poi praticamente chiamiamo riforme, noi facevamo in autonomia i nostri strumenti di autovalutazione. Il Ministero cosa ha fatto? Ha fatto nient'altro che dire va bene che tu faccia le cose in casa, però se c'è un'opportunità come sistema, come paese, dobbiamo avere anche degli elementi comuni, con degli indicatori comuni, che sono indicatori imprescindibili rispetto a quello che è un'idea di scuola dentro nel paese, che si coniuga anche dentro quel contesto. Ecco perché questi strumenti. Da qui il rapporto di valutazione è lo strumento per indirizzare un elemento di lettura del contesto e sottolineo quello che diceva prima Enzo, la finalità del rapporto non è leggere il contesto. La finalità ultima del rapporto è individuare le priorità che la scuola si dà, che la scuola si dà. Non troverete scritto nulla da parte del Ministero in quelle priorità. Le dovete scrivere voi e condividere voi. Ed è indubbio che una priorità, dopo ferite come quelle che abbiamo vissuto, probabilmente sono delle priorità non da ricalibrare, ma probabilmente anche da ripensare. Perché oggi le fragilità che i nostri studenti ci pongono sono le fragilità anche da un punto di vista di nuove competenze, che si apriranno nel prossimo futuro, futuro prossimo, in tutto il mondo. E questo mi permette di dirlo nell'ultima parte, se esistente. Il piano di miglioramento, perché il rapporto con quelle priorità deve determinare un processo che è un processo, come accennavamo prima, di miglioramento ma indirizzato, governato, chi fa qualcosa dentro la scuola. E, qui, e questo, sapendo bene che ero di fronte a molti dirigenti scolastici, sapete bene che ognuno viene a scuola anche con una propria intenzionalità. C'è chi vuole venire a scuola per fare bene la lezione, ed è l'elemento trainante della scuola, ciò che compie la scuola, quella relazione tra docenti e studenti.
che ben venga quindi quei docenti che si limitano a far bene la propria lezione. Ma se c'è una comunità, se c'è un'organizzazione, non può esserci un livello di frammentazione totale, dove uno viene a scuola per entrare in classe e chiudere si dentro la porta. Quello non è scuola, quello non è organizzazione. Quello è un livello di frammentazione umana. Se invece c'è un'idea da condividere, bisogna avere anche qualcuno che si dedichi a questo. Non può essere il cirerio che porta la voce per il dirigente scolastico in quanto si commenti sul modo compilare, quindi ne prendo uno e a quel punto in modo sadico gli do in mano. Deve essere un livello chiaramente condiviso all'interno di quella comunità. Ecco perché il piano di miglioramento, dopo aver individuato quelle priorità all'interno della propria educazione, necessita anche di qualcuno che si incarichi di curare, di studiare, accompagnare questi processi. Questo è un elemento egoistico. Diciamoci le cose che ormai ci sono, diciamoci le cose che non ci sono nella scuola. Questo è un elemento debolissimo nella scuola italiana. Tant'è che il preside, il dirigente scolastico, più delle volte è lasciato da solo, non ha in parte a sé e non ha neanche la possibilità, il più delle volte, di scegliersi, perché c'è tutta una dimensione anche oggi iperdatata di quelli che sono gli organi collegiali, di individuare un livello di accompagnamento. Questa è una dimensione debole nella scuola italiana, debole. Tant'è che sapete bene il nostro ministro, tutti i ministri accennano a questa situazione anche di differenziazione professionale fra i docenti, ma questo ad oggi è un problema. Lo dico perché ci sono degli elementi che stiamo introducendo nella scuola, ma bisogna fare attenzione anche a introdurli con cautela, perché se non ci sono gli elementi di contesto, cioè tutti quelli che diamo la scuola legge gli elementi di contesto per l'offerta formativa e poi il ministro non legge gli elementi di contesto per la scuola. Sarebbe un paradosso. Quindi sono gli elementi di contesto che non permettono di forzare più tanto alcuni elementi. Tutti il passaggio, che è il cuore della scuola, è il piano di andare offerta formativa. Questo è un elemento di cui delle volte le scuole accolgono in modo molto adempitivo, su cui invece ritornare a riflettere non semplicemente con un documento, ma con l'opportunità davvero per qualificare la propria offerta formativa è fondamentale. Adesso vi presento velocemente, poi articoliamo e vediamo come questi possono prendere ulteriormente senso all'interno della situazione dell'esperienza pandemica che abbiamo passato. E non da ultimo, un aspetto che diciamo per la prima volta la scuola, nella pubblica amministrazione, la scuola è il più grande servizio della pubblica amministrazione. Non contiamo così tanto, ma numericamente ci siamo, però è il primo servizio che ha uno strumento per dare pubblica evidenza ai propri risultati e da cui dare il conto sociale, ma non c'è autonomia se non c'è capacità di dare evidenza di risultati ottenuti con quell'autonomia. Quindi capire quelle priorità che poi vengono impostate all'interno del miglioramento, che normativamente deve essere collocato all'interno del piano della offerta formativa per norma. Il piano miglioramento deve andare a finire il piano della offerta formativa, in realtà ha valore nel momento in cui la scuola riesce davvero a consolidare, indirizzare, dare conto dei risultati ottenuti. E io spero che i risultati che la scuola ottenga, più che individui che poi ottenga, sono collegati con l'elemento fondamentale che è lo studente, le caratteristiche dello studente, anche di fronte a quegli elementi che prima si accennava. E poi troviamo anche su questo a riprendere alcune riflessioni. Da qui anche il dirigente scolastico, quegli strumenti hanno dentro delle competenze per il dirigente scolastico. Non c'è dirigenza se non c'è la capacità di sapere analizzare e definire. Dentro una comunità, non nella segreta stanza chiuso e fuori da qualunque relazione. Non c'è dirigenza se non c'è la capacità di saper orientare quella comunità. E questi sono elementi collegati con il rapporto, le attuazioni, con il miglioramento. E da qui qualificare l'offerta formativa e dare conto dei risultati ottenuti con una visione di sistema. I passaggi che questi strumenti cercano di presidiare sono questi, li accennavo prima, cioè l'idea che ineludibile
da un punto di vista della costruzione dei processi di insegnamento del termine apprendimento e la relazione docente-studente, ma è ineludibile che la relazione docente-studente non fa una scuola. Una scuola si dà nel momento in cui si individuano, si consolidano e tra di noi confermiamo un'idea. Ed è il passaggio che va dal singolo alla comunità e a un'idea di educazione condivisa all'interno di quella comunità, dove la scuola, soprattutto oggi, per i saperi e ancora di più per i valori educativi, non può pensarsi da sola. Soprattutto in alcuni contesti, e la campagna ce lo insegna, soprattutto in alcuni contesti, se la scuola pensa di farsela da sola, conviene che si ritiri. Ecco perché questi elementi possono aiutarci dentro queste dimensioni. La situazione attuale è questa, da qui in avanti sarò molto veloce di didascalico, perché credo che sia la parte anche meno interessante, perché già la conoscete, ovvero siamo all'interno di una triennalità. La progettazione scolastica con la legge 107 prende un orizzonte temporale che è triennale. Non era così nella 205. Adesso invece la dimensione è triennale. Noi siamo all'interno dell'ultimo anno del triennio, che è stato un triennio perturbato, diciamolo meglio, distrutturato, devastato dalla pandemia, che comunque ci ha insegnato molto a livello personale e anche di organizzazione, alcuni passaggi ormai li abbiamo appresi grazie alla pandemia. Cioè, pensate tutta la dimensione dell'insegnamento anche a distanza. Nessuno di noi l'aveva praticato se non per elementi prettamente innovativi sperimentali. Ma ormai, e a livello di relazione tra pari, docenti, e a livello di relazione con gli studenti, è un elemento ormai che vale la pena di valorizzare. Nulla togliendo alla dimensione della presenza, che è quello che naturalmente connota gli elementi anche relazionali che prima si accennava. Però per dire che questo triennio è un triennio particolare. Vediamo di valorizzare gli strumenti, ma vediamo anche di iniziare a impostare il prossimo triennio. Per quest'anno i passaggi normati nella circolare prima citata sono questi, ovvero bisogna chiudere il triennio e quindi gli elementi di monitoraggio, verifica e aggiornamento rispetto al piano di miglioramento, al piano dell'offerta formativa, ma perché no, partendo anche dagli elementi di contesto, e quel contesto cambiato da un punto di vista anche delle risorse professionali o delle risorse umane, va connotato all'interno del rapporto di valutazione. Quella priorità che quando vi siete dati era il 2019, probabilmente non può essere la stessa nel 2021. Ecco perché strumenti di per sé sono bloccati sulla triennalità, perché il rapporto di educazione lo fa il primo anno e poi lo mantieni, sono invece continuamente aperti e possono essere continuamente aggiornati dentro una situazione davvero particolare, perché è una situazione eccezionale. E da qui l'idea di arrivare anche poi, con la chiusura di questa triennalità, ad una rendicontazione che sarà come la prima esperienza del 2019, lo dico subito e poi lo connotiamo e lo studiamo, una rendicontazione leggera, essenziale, soft, non vincolante, perché non possiamo vincolare le scuole sugli elementi che non sono stati ordinamentali, perché siamo andati fuori a qualunque ordine scolastico. E quindi troveremo delle modalità gestive, quindi già ve le anticipo di come sarà. Ma sapete bene, e anche questa è una novità che stiamo riuscendo a presentare dalla bene, perché è una novità che molti non hanno capito, anche dalle ultime telefonate che continuiamo a ricevere, sulla progettazione della prossima triennalità. Perché per norma il piano triennale 22-25, per norma, deve essere progettato all'interno di quest'anno scolastico. In realtà, se proprio dovessimo essere adempitivi, non lo siamo, avremmo potuto progettarlo entro la fine di ottobre, ovvero il più che nunca. In realtà abbiamo sempre detto, lo ribadisco, che quella indicazione normativa non può essere perentoria, modalità tutte nostre, se non riusciamo a dividere l'ordinatorio al perentorio. Quindi cioè, abbiamo a volte il lessico ci aiuta nella sua affinatezza, è tutta nostra. Però l'idea è tenetevi il tempo necessario,
e soprattutto non affaticatevi, adesso lo vediamo, su elementi che non sono progettabili ora per il 2025, perché il legislatore, quando ha scritto quelle cose, le ha scritte con un'altra intenzionalità che non si è verificata. Qui dobbiamo ricollocare, non solo i nostri studenti e i docenti dentro questa situazione, ma dobbiamo ricollocare anche i nuovi in situazioni che sono politicamente cambiate. E dobbiamo essere noi in autonomia. Io con l'esplicito non c'è nessun problema, con il in modo molto aperto, forse anche troppo nudo di punto. Però voi dovete essere voi a governare, tant'è che sapete bene che quel piano biennale che non nasceva nel 107 nasceva nell'ottica della progettazione dell'organico dell'autonomia, che l'ufficio scolastico regionale avrebbe dovuto verificare, mandare come feedback al ministero e poi la scuola assumere anche un'ottica in chiamata diretta. Tutto cancellato, colleghi, cioè inutile ritornare su queste dimensioni che non ci sono più, perché è politicamente cambiate. Quindi è ovvio che tutta questa dimensione di una progettazione dell'anno prima per il triennio deve essere rivista dentro nuove dimensioni. E nella nota, non in modo così esplicito come sto facendo ora, ma in modo comunque evidente, lo mostriamo e lo diciamo. Velocemente alcuni passaggi sui documenti. Rapporto di autorizzazione. Il rapporto di autorizzazione oggi, soprattutto nella scuola, con quegli elementi che si accennava prima, di tutto ciò che è determinato e a livello personale e a livello organizzativo, la pandemia, deve essere visto all'interno di alcune pratiche educative, di alcuni processi organizzativi, ma soprattutto all'interno delle priorità. È difficile pensare che la priorità che una scuola si è data nel 2019 possa essere per molti aspetti mantenuta anche solo in traguardi attesi. Quindi questo è un elemento assolutamente nuovo da riaprire, su cui le scuole evidentemente si possono interrogare. Per alcuni elementi addirittura è vincolante il passaggio. Dico delle cose molto veloci, però spero che voi intendiate più di quello che dico, perché non ce la facciamo, dice tutto ovviamente. E quindi confido nella vostra comprensione molto più veloce di quanto io riesca a narrare, la narrazione è molto più faticosa di intuizione, è molto più faticosa. Però, ad esempio, se si lo scorso anno è stato introdotto l'educazione civica, la legge 92, è indubbio che quello impatta sul curriculum di educazione civica, è indubbio che impatta sui tipi di educazione civica, quindi alcune cose vanno comunque cambiate. Altri elementi invece sono scelti alla scuola, cioè qual è la priorità, qual è il traguardo. Questi sono gli elementi, per alcuni elementi porto anche dei dati, anzi, soprattutto in chiusura porto dei dati specifici sulla Campania, anche con delle sorprese. Da parte mia attese, perché sono troppo positive rispetto a quello che mi attenderei della Campania, quindi davvero non dire. Però questo, ad esempio, è l'estrazione delle priorità. E vedete che le scuole hanno capito, perché io mi ricordo che nei primi incontri che noi facevamo, le scuole individuavano anche 10, 12, 13 priorità. Tutte le scuole, tutte, si sono collocate su due o tre priorità, ovvero hanno capito che per migliorare bisogna individuare poche cose chiare da curare nel tempo. Ci sono ancora delle scuole che con nomi e cognomi dividono 12, 13, 14 priorità. Però va bene, siamo a un livello ormai di consolidamento. E sto dicendo un livello banalissimo, che il numero, è chiaro che ciò che qualifica non è il numero, ma è come è definita quella priorità. Questo sarà San Dio, questo poi lo vedete voi. Anzi, mentre io parlo dal punto di vista generale, sarebbe interessante che voi collochiate questa situazione dal punto di vista particolare, il vostro particolare, la vostra situazione anche contingente. Se volete, questa è la situazione da un punto di vista delle scelte. Ci sono delle scelte, secondo me, evidenti, chiare, per molti aspetti devo dire, per molti anche ovvie, ovvero la scuola tende a collocare delle priorità dentro quelli che sono i risultati scolastici, perché sono quelli che caratterizzano maggiormente la scuola, il successo formativo con lo studente. Molta attenzione anche in Campania alle prove standardizzate,
altrettanta le competenze chiave, sempre più vi sarà uno spostamento sulle competenze chiave dell'apprendimento permanente, che è il problema italiano, il nostro problema dall'alfabetismo funzionale di ritorno, il nostro problema, e quindi permanente, e chiaramente un livello marginale per i risultati a distanza, perché sono quelli meno governati dalla scuola, sono quelli che si raggiungono dopo lo studente esce dalla scuola, che è anche quello da un punto di vista del valore più solido, perché ciò che avviene dopo la scuola, cioè quello che avviene o nel secondo ciclo, primo secondo ciclo, o nella vita, nella professione, è ciò che davvero conta, perché la scuola è per la vita, non è per un apprendimento fino a se stessa. Io chiudo questo primo passaggio sul grave con alcuni consigli. Provate a vedere non tanto il numero delle priorità, ma se quella priorità è ben definita e se è collocata all'interno di questa situazione. Perché è possibile anche cambiarla. Provate a vedere se il traguardo collocato con quella priorità è un traguardo di senso significativo e raggiungibile, ovviamente. Perché, per il tuo passaggio, perché chiaramente vi chiederemo di dare conto di quella priorità e di quel traguardo. E quindi ben venga che già oggi voi possiate capire se è un livello possibile da raggiungere. Tutti gli elementi che anche in pedagogia sono rafforzati, io non ci trovo mai di teorie, però è chiaro che l'unico elemento potenziale è quello che è raggiungibile, che nessuno riesce ad dare potenziale di sviluppo, non raggiunge nulla, anzi si fa del male, almeno noi non facciamoci del male, almeno noi perseguiamo le cose, proviamo le cose che riusciamo a raggiungere. Sul rapporto di autorizzazione, quindi passare al miglioramento, questi sono gli accessi, così vedete anche alcuni dati, dei genitori. E guarda caso avvengono quasi tutti fra dicembre e gennaio, cioè, ovvero all'iscrizione. Quindi i genitori consultano i documenti. Se volete vi dico anche che non tutti i genitori consultano i documenti, non sono gli elementi anche per da riflettere. Tendono a consultare i documenti, perché sappiamo anche chi consulta i documenti ovviamente, e come sono preparati. E questo è un bel problema, perché la scuola deve creare equità, invece chi dà capacità le sfrutta, chi non le ha non sempre riusciamo a mettere in condizioni di riuscire ad averla. Quindi questo è comunque un tema da riprendere, eventualmente delicato, come accompagnare anche i genitori, anzi, poi su questo toccheremo altri passaggi. Quando abbiamo le priorità, bisogna pianificare il miglioramento. È il motore il miglioramento, cioè lo stesso sistema di valutazione nasce dal miglioramento. Non nasce per definire le priorità, nasce per fare in modo che le priorità diventino opportunità di miglioramento. Il miglioramento è l'elemento e l'anello vivo del sistema. E notate bene che è l'unico strumento che non abbiamo definito. Non l'abbiamo definito in quanto normativamente la norma ci dice di non definirlo, ed è l'elemento più debole. Quindi questo è un passaggio delicatissimo, cioè quando il ministero ordina diventa un problema che diventa un elemento adempitivo. Quando non ordina rischia il sistema di essere fragile. L'idea di creare naturalmente sempre più consapevolezza dentro le comunità, non dentro negli ambienti di qualche esperto. In realtà abbiamo dato un modellino essenziale, intenzionalmente leggero essenziale, e lo trovate all'interno del modello del piano triennale del ministero. E vedete che è proprio fatto di quattro passaggi, cioè il titolo del percorso. Gli obiettivi di processo sono stati meglio tutto, le priorità sono collegate agli obiettivi di processo, ci dopo scontato molti elementi, anche per noi abbiamo un lessico, scritto poi, almeno fra di noi, affinato, breve descrizione e naturalmente le attività previste, cioè chi fa che cosa per raggiungere. Questo è tipico di qualunque organizzazione, se non c'è questo non c'è organizzazione. E la scuola è la più grande organizzazione del paese, per esempio. La scuola è la più grande organizzazione del paese.
ma non è un problema di organizzazione, è un problema di dare senso a quell'organizzazione, quindi alle scelte che si fanno, eccetera. Questo è un modellino interno, e alla fine i tre passaggi sono questi. Quindi le priorità intervalli le avete già definite all'interno del rapporto. Gli obiettivi di processo sono collegati con i rapporti di valutazione, e nel miglioramento ciò che dovete presidiare sono le azioni, cioè quindi come fare in modo che gli obiettivi di processo promossi portino alla fine quelle attività. Alla fine il sistema è di questo tipo. Il piano miglioramento, accennavo prima di Badisco, per norma deve finire all'interno del piano triennale dell'offerta formativa. Perché? Perché l'offerta formativa nasce comunque in ottica di qualificazione di miglioramento. L'offerta formativa nasce al fine di qualificare quell'offerta e migliorare soprattutto le competenze dei nostri studenti. Il piano triennale, notate bene, ripreso dal 275 e definito come il documento identitario della scuola, il più delle volte oggi un documento prettamente di tipo documentativo da parte della scuola. Anzi, noi siamo partiti nel 2019 con fare questo modello del piano triennale, che io ve l'ho detto ma ve lo ribadisco, perché una lettura precedente, che il piano triennale nasce nella legge 107, nella lettura precedente, nei piani triennali pubblicati dalle scuole, perché tutti i piani triennali per noi erano stati pubblicati alle scuole in chiaro, avevamo trovato, la ricerca avevamo fatto, piani triennali di 20-30 pagine, ma anche di 100-200, fino a 870 pagine, con nome e cognome per la scuola. Capite che questo non è un documento come la legge 19 di comunicazione tra starezza. E quella comunità educante potete farla se non condividete anche un lessico, la possibilità di condividere alcuni passaggi di quell'offerta formativa. Ecco perché abbiamo deciso di proporre un modellino. Che tra l'altro non solo è pubblicato in scuole in chiaro, ma inaspettatamente ormai l'80% delle scuole hanno assunto. Quindi, pur avendolo messo come volontario, ormai quasi tutte le scuole lo assumono, ed è intenda perché molti elementi la scuola non riuscirà mai a governarli perché le normative cambiano continuamente e poi devono andare a finire anche degli elementi che a volte sono riempitivi, ma io spero siano proattivi, non solo riempitivi. Ecco per questo aspetto. E vedete come gli elementi strutturali del piano triennale in ambito ministeriale sono visti anche queste dimensioni, tra cui le priorità risunte da RAD, piano di miglioramento, eccetera. Ultimo passaggio, quindi davvero velocissimo telegrafico, me ne scuso. Il sistema si chiude con la rendicontazione sociale. Nella nota non c'è intenzionalmente nulla. Nella nota del 14 settembre non c'è nulla. Ho trovato una lettera sulla rendicontazione sociale perché abbiamo detto non disturbiamo le scuole in questo momento. Ma vi distruggeremo ovviamente, cioè se non essere avendo già degli sguardi, no, cioè, comunque arriveremo, ma arriviamo quando è il tempo per pensarla, ovvero da maggio fino a dicembre, lo dico subito, da maggio fino a dicembre 2022, quindi abbiamo, teniamoci almeno su questi passaggi il tempo necessario, perché il tempo è determinante dal punto di vista della condivisione. Il tempo, cioè, fa parte della comprensione e della condivisione, mentre oggi, che lo sappiamo bene, ne siamo abituati invece a non capire nulla e a non condividere nulla, soprattutto attraverso dei messaggi molto veloci, molto eccetera eccetera. Da qui vedete che il piano triennale già all'interno di una sezione, già nel piano triennale all'interno di una sezione che titola monitoraggio, perché se una scuola ha fatto il monitoraggio di quelle priorità non devi come nella prima esperienza dirsi a maggio oddio adesso cosa faccio, perché non farà nient'altro che portare al sistema gli elementi che ha monitorato durante il triennio. Non tutto, una scuola, un dirigente, per quanto onnipotente si possa pensare alla sua megalomania, non riuscirà mai a controllare tutto, deve poter controllare quegli elementi appunto che lui ritiene dentro le scelte della comunità strategici.
ma devi provare anche a monitorare e perché no, elementi anche di verifica che andranno in rendicontazione. Per far questo, come Ministero abbiamo cercato di facilitare, individuando già sugli indicatori interni al rapporto di autorizzazione dei dati che trovate all'interno della sezione piano triennale, quinta sezione, monitoraggio, che sono dei dati su quegli indicatori con la sequenza storica. Quindi la scuola si trova i suoi dati su tutti quegli indicatori, anche solo per curiosità, io l'applico, anche solo per curiosità, perché avete gli indicatori con il dato della vostra scuola nella sequenza storica dei tre anni. La scuola dice: no, per me questa non è la scelta, per me questo non è il valore, ma va benissimo. Però deve prendersi la responsabilità di dire qual è la scelta e qual è il dato che porta a quel valore che dà pubblica evidenza. Altrimenti non c'è responsabilità organizzativa. Quindi il Ministero dice: io vi do questi e vi documento la sequenza storica. La scuola vuole andare oltre, usare questi parzialmente, non tutti questi, sono troppi, anzi, gli elementi che adesso diremo e che noi lasciamo nel rapporto di valutazione, molti di voi avranno seguito, il rapporto di autovalutazione nasce prima del 2013, nasce con alcune esperienze di invalsi, se vi cito anche le sigle dal SIS, e ci sono oltre 100 indicatori. Quando l'abbiamo aperto con 70 indicatori, adesso sono circa 60, ma ben venga nella prossima opportunità di trovarli di nuovo. L'importante è andare sugli elementi che sono nel tempo essenziale, che sono consolidati nel tempo essenziale. Ecco perché questi sono quegli aspetti che sono già per noi significativi, ma ovviamente la scuola possa scegliere questo anche altro. Per la prossima biennalità, appunto il comma 12 dice: attenzione, bisogna progettare adesso il prossimo biennio. Ciò che abbiamo esplicitato in quella nota è: ponetevi sugli elementi, soprattutto in questo momento, fondamentali ed essenziali, anzi significativi ed essenziali. Significatività ed essenzialità sono due termini che andate a recuperare. È difficile che la scuola possa sapere ora come sarà organizzata nel 2022, ancora meno nel 2023-2025, ma è indubbio che la scuola sa ora qual è l'offerta formativa che presenta quei genitori che poi manterranno i loro figli nel tempo, 3, 5, 8 anni, e sa quali sono le priorità che ha curato nel precedente biennio e che probabilmente gli conviene o mantenere o cambiare nel prossimo biennio. Perché le priorità, se le fate bene, se le consolidate bene, non sono da cambiare ulteriormente. Che sono quelle che danno il senso a quella comunità. Quindi il fatto che uno scelga la riduzione della dispersione o il consolidamento delle proprie standardizzate o le competenze chiave è perché ha fatto una scelta all'interno di quella comunità, che non è necessariamente la scelta attesa dal Ministero, ma è la scelta condivisa all'interno. Quindi sono degli elementi di autonomia che sono impliciti in questi documenti, ma è la comunità scolastica che viene esplicitata. Ecco perché è indubbio che se voi guardate la sezione sinistra c'è un livello di complessità tra molti aspetti inassumibile. Se vedete la sezione di destra, la sezione consigliata dal Ministero, c'è un livello di semplificazione totale. In questo momento qua semplicità e chiarezza. Una scuola vuole mettersi molto alto, ma se lo metta nella sua massima autonomia e libertà. Ma almeno su questi elementi, già dare delle indicazioni ai genitori è quanto mai opportuno, in un'ottica di scelta di quella scuola, che delle volte quindi diventa una scelta di formazione di quella persona. Quindi ecco perché connotare cosa che non si dice di una circolare, in una norma sostanzialmente. Ultimo passaggio, prima di vedere un po' le prospettive, la rendicontazione. Luca di nuovo, vi posso prefigurare, al di là della definizione normativa, che stabilizzeremo in due passaggi, e poi vi dimostro anche perché i dati ce l'hanno dimostrato, ovvero nella rendicontazione chiederemo alle scuole di portare
dei dati rispetto alle priorità con i traguardi interni al RAT o agli obiettivi formativi desunti dal comma 7 della legge 107, che sono quelli della progettazione scolastica. Molte scuole si dimenticano che il piano di un'offerta formativa per il legislatore è indirizzato dal comma 7 del 107. Il legislatore non ha seguito il principio del miglioramento. La pandemia mi ha fatto molto più di come sto accorgendo, cioè, continuando maggiormente, perché ha individuato qualcosa come 17 obiettivi prioritari. 17. Quindi non potete assumere 17. Ma in dubbio che qualche scuola probabilmente avrà assunto alcuni degli obiettivi del comma 7, quindi o priorità del RAD o obiettivi prioritari derivanti dalla norma. Decide la scuola poi cosa può fare in reintegrazione. E non saremo stringenti, non possiamo essere stringenti in questo momento, ma prima o poi, fra di noi, dovremmo dirci che dobbiamo essere stringenti, se una scuola dice che sono le mie priorità, poi sono i miei traguardi. È giusto che il ministero dica, dimmi così fatti con le priorità che vuoi cavare. In questo momento non lo sappiamo. Questa è la situazione della precedente rendicontazione, credo sia interessante, perché sostanzialmente il 60% delle scuole hanno rendicontato e le priorità del RAV e le priorità degli obiettivi formativi prioritari. E secondo me va bene. Va bene. Perché, a mio avviso, è proprio quella giusta coniugazione tra le scelte autonome della scuola e la politica scolastica. Ci sono delle scuole, il 30%, che ha rendicontato solo gli elementi collegati con l'autovalutazione e il 13% solo quelli della legge di qualità. E ecco perché manterremo questa struttura, solo il 6% delle scuole è andato oltre. Cioè solo il 6% delle scuole non ha rendicontato gli obiettivi del rapporto di valutazione o quelli degli obiettivi formativi, ma ha detto io la totale autonomia vado oltre quelle quattro aree che il Ministero mi ha consigliato nel rapporto di valutazione che conoscete a memoria. Area collegata agli obiettivi scolastici, area collegata per voi standardizzati, vado oltre, non ne invento un'altra, ma va bene, e se qualcuno vorrà fare, lo potrà fare, però per dire che è interessante, perché gli elementi che abbiamo colto, al 94% delle scuole vengono seguite, ed è perché manterremo ancora questa stessa. Io chiudo la mia relazione, invece con i possibili sviluppi. Quindi l'idea era, ripassiamo in rassegna i documenti che ormai vengono considerati e ormai sono consolidati all'interno della scuola come i documenti che fanno parte del processo organizzativo, strategico, proviamo a vederne anche gli sviluppi dal punto di vista del sistema di valutazione. Tipicamente un sistema di valutazione in qualunque paese tende ad avere tre passaggi. Uno è sulla valutazione dell'organizzazione scolastica e credo che noi in Italia, detto anche dall'Ocse, della Comunità Europea, con il DPR 80 del 2013, siamo tra i più innovativi, anche a livello internazionale, per molti aspetti. C'è una dimensione che comunque soffriamo velocemente, l'abbiamo già toccata, adesso vi dico cosa si aspetta nei prossimi anni. Che sulla valutazione di professionalità tutti i paesi hanno un sistema di valutazione di professionalità, in Italia il sunt leones, qui è meglio non andare in questo momento. E poi invece c'è un livello sempre più interessante che si sta muovendo, che è sulla valutazione di apprendimenti, su quello che possiamo apprendere su Zerriver, cioè sugli studenti massacriamoli, non è. No, vediamo alcuni elementi invece di senso che possiamo dire su questo. Allora, prima parte, sulla valutazione della condizione scolastica, autovalutazione. Credo che molti ormai l'abbiano capito, i prossimi passaggi saranno questi. Il rapporto di autovalutazione ordinario, quello che abbiamo tematizzato finora, è sempre più essenziale, cioè alleggerito ulteriormente, cioè buttiamo via quegli indicatori che le scuole non hanno del tutto
realizzato, buttiamo via quegli elementi che nell'impatto erano anche due di normalità, le stesse scuole ci dicono che non sono per noi significativi, e poniamoci invece su alcuni elementi anche nuovi, che già iniziate a cogliere, avete visto molta enfasi oggi sul discorso della sostenibilità, rigenerazione scuola, sostenibilità, cioè tutti questi elementi che sono invece erano imprevedibili nel 2013, quindi sono fortemente collegati anche con una dimensione dell'uomo dentro questo mondo, dell'essere dentro il mondo, e la scuola deve essere dentro il mondo, altrimenti continueremo a fare le nostre lezioni a prescindere. Cioè, alcuni elementi sono a prescindere, le regole grammaticali sono a prescindere, ma altri non lo sono, sono anche persone specializzate in realtà. Ci sarà nel prossimo biennio il rapporto di educazione per la scuola dell'infanzia, passaggio delicatissimo, delicatissimo. Tenete conto che in particolare nelle scuole paritarie abbiamo scuole solo dell'infanzia, cioè solo monoordinamentali, cioè solo quella parte, e molte scuole sono monosezioni. Quindi capite che non possiamo chiedere un'organizzazione alla monosezione. Cioè questi strumenti nascono, accennavo prima, e ormai li ho stancato, per governare l'organizzazione. Se l'organizzazione è fatta di due insegnanti più un coordinatore, non c'è organizzazione. Quindi saranno degli elementi nuovi rispetto al rapporto di valutazione, ancora più essenziale, ma necessariamente collegato, come dalle indicazioni, dentro l'offerta formativa scolastica, dentro una dimensione di continuità dove c'è istituto comprensivo. Quindi anche su questo dobbiamo provare a incontrarci. Abbiamo già introdotto il rapporto di autorizzazione di CIA quest'anno come intenzionale, volontario, sperimentale, per mandarlo all'ordinamento obbligatoriamente il prossimo anno, col prossimo periodo. E abbiamo in sperimentazione il nuovo rapporto di autorizzazione, il rapporto di autorizzazione scuola dell'infanzia e quello di CIA di sicuro nel prossimo biennio, perché sono pronte anche in piattaforma, nel 2022, gli effetti di contatto e difficoltà, perché abbiamo tutta la dimensione del collegamento anche Stato-Regioni, che è un po' più complesso, però si sta già sperimentando. Un ulteriore passaggio, qui andrò velocissimo, la valutazione delle professionalità, perché da questo punto di vista anche alcuni elementi ormai sono stati ristrutturati. È inutile continuare a presentarli perché ormai non fanno più parte di una direzione politica. E qui la politica conta, perché la scuola deriva a seguito di scelte politiche. Questo è un tema delicatissimo in Italia. E ad oggi un tema che non è ancora risildato dal punto di vista della valutazione. Usata la parola valutazione di docenti, cioè in Italia stride, ma in realtà è veramente determinante. Sono fatti voglio governare la qualità di quella scuola, sono avete elementi di feedback, anche di feedback da dare a quei docenti. Quindi questa è una dimensione delicatissima, ma non c'è qualità se non c'è processo di diritto da parte dell'elemento fondamentale scolastico, che è l'insegnamento. E l'insegnamento si incarna all'interno dei docenti. È inutile che noi parliamo di nuove competenze se i docenti non hanno quelle competenze. Cioè, possiamo chiedere ai nostri studenti di essere collaborativi se i docenti non sono per loro collaborativi? C'è una dimensione di insegnati, anche di vissuto, di quella totalità, di quella testimonianza, che deve essere interna per alcuni dimensioni professionali. Possiamo richiedere ai nostri docenti, studenti, di sviluppare alcuni caratteri skills, i nostri docenti non hanno alcune caratteri skills. Cioè, capite che tocchiamo un tema interessante, un'attenzione molto delicata a questo tema, perché tocca una dimensione anche della libertà di processi di insegnamento dentro una scelta di comunità professionale. Quindi tema molto interessante da approfondire, ma ad oggi non ho elementi nuovi da portare. E così come sul discorso collegato con la valutazione di bisogni scolastici, che diverrà dinamizzare nel prossimo periodo, perché intenzionalmente è stata sottesa in questi anni, soprattutto collegata a una situazione pandemica che non ci permetteva di mettere in atto processi come le visite.
Mi soffermo un po' di più, ma proprio brevemente, sulla situazione collegata con gli studenti, con alcune consapevolezze. La scuola nasce per gli studenti, il successo formativo degli studenti, l'apprendimento e quindi il successo scolastico non è sempre predetto il successo formativo. C'è tutta una dimensione del cosa avviene dopo la scuola che è la formazione che si mantiene, che è il problema dell'Italia. L'Italia è il primo paese al mondo per analfabetismo di donne. I nostri studenti escono da scuola sapendo leggere, ma non sempre sono riusciti a dargli quella passione, quel desiderio, quel piacere di leggere. Questa situazione sta cambiando, soprattutto in questi ultimi anni, ma è ancora un problema. Quindi capite che il successo formativo si riduce al mondo scolastico, ma si riduce in una dimensione molto più ampia, molto più aperta, che si collega anche con l'apprendimento in ambito non formale, soprattutto oggi. Tutto l'apprendimento un tempo era in ambito formale, quando andavamo a scuola noi, era così, quando andavo a scuola io, era così. Oggi l'apprendimento appartiene al mondo e la scuola deve avere invece un approccio di sistematizzazione, che è un altro approccio anche metodologico. Da qui anche la confusione sulle competenze, perché interroga, appunto, diamoci degli interrogativi, delle domande, queste dimensioni. Abbiamo tre temi che si introdurranno nei prossimi anni, che sono già normativamente previste, che vi dico velocemente perché davvero sono di questi temi che ci sarebbe non di un incontro di questo tipo, ma appunto di un percorso molto più ampio, molto più diffuso. Il tema delle competenze è ormai un passaggio fondamentale, è anche introdotto dagli ultimi strumenti. Io citerò uno, ne mostrerò alcuni dati sulla campagna, che è appunto uno strumento di secondaria di secondo grado. Il tema della personalizzazione è un tema da sempre enfatizzato, mai realizzato, e sarà in futuro: come personalizzare un percorso di studi al fine di valorizzare le competenze, permettendo alcuni aspetti, i talenti dei nostri studenti. E il primo tema, che di sicuro verrà introdotto, è quello dell'orientamento. Che sapete bene che il PNRR porta che la scuola, anzi il titolo è proprio una rivista del problema, quella che viene chiamata una ridefinizione del sistema di orientamento in ambito scolastico. Primo ciclo e secondo ciclo, anche primo ciclo, cioè voi che prima hai citato il rapporto di autoeducazione, nel vostro rapporto di autoeducazione del dato nazionale, ma voi vedete il vostro dato sulla vostra scuola, il 60% dei nostri studenti non segue il consiglio di orientamento. Voi adesso in dicembre, scuola media, secondaria, primo grado, secondo grado, darete un consiglio di orientamento. La maggioranza delle famiglie non vuole sapere cosa sono i parenti. La scuola media nasce come scuola orientativa. La scuola media è scuola orientativa e le nostre famiglie ci dicono che è sbagliato. C'è qualcosa che non funziona nel sistema di orientamento. Ma il sistema di orientamento non può essere un consiglio di orientamento se non è stato prima un progetto anche di auto-orientamento dello studente e di idea che la scuola esuce, eccetera, che i fondamentali li abbiamo. E così anche di più una scuola secondaria del secondo grado, con gli strumenti che già abbiamo introdotto. Sulle competenze non mi soffermo, anche se la situazione oggi è davvero plurale, molta frammentazione, e dovete fare i nomi in ordine. Questa frammentazione in questo momento qua non c'è un disegno su questo passaggio, perché si va da situazioni che le scuole assumono, penso all'accettazione di competenze, con modelli diversi tra primo e secondo ciclo, per i civili e per i professionali, a situazioni collegate con anche i nuovi approcci
sulla scuola della società, l'educazione civica per le competenze, TCIO, che ormai definiamo come sigla, sono percorsi per le competenze trasversali. Cioè noi continuiamo a enfatizzare le competenze, continuiamo a introdurre contenuti nuovi e non riusciamo ad avere una dimensione di sintesi, che deve appartenere alla scuola in questo momento. Quindi per dire come questi elementi sono ancora aperti, compreso un aspetto che interroga oggi molto le scuole, che sono le competenze sociali. Queste sono le competenze che ha praticamente permanente. Le competenze sociali sono quelle su cui sempre più la scuola verrà sollecitata come apprendimento permanente. Quindi come competenze impattano sugli apprendimenti, questa è una ricerca, dove si vede che nel momento in cui alcuni elementi, cioè, scusate, dico una cosa così me la favorisco, il piano ministeriale su cui nei prossimi 5 anni avremo miliardi da spendere, che io spiego sia una grande opportunità se abbiamo delle idee, si chiama piano per la ripresa e la resilienza. La resilienza. La resilienza è una dimensione umana. Se non la creiamo i nostri studenti, come potrà mai essere in un piano nazionale, scusate. Quindi capite che ci sono dimensioni che appartengono non alle cognitive skill, ma a quelle che sono delle competenze non cognitive, qualificano le competenze cognitive, non è un problema di alternativa, è un problema di complementarietà. La scuola ha sempre fatto questo, anche se ultimamente, non per scelte nostre, sono state sollecitate fortemente ad elementi invece prettamente cognitivi. Ritornare all'educativo e alla totalità è la dimensione del giornale. Perché? Perché ciò che conta è la dimensione che appartiene alla persona. Discorso prima. Tu gli hai dato la strumentalità della lettura, ma se quello non l'ha vista con una dimensione sua, che appartiene alla sua dimensione professionale, non c'è nulla da fare. E il prossimo alfabeto che avremo su questo territorio. Ecco perché questi elementi sono superati da ricerca, dobbiamo farli nostri. Secondo passaggio, la personalizzazione. La personalizzazione è una storia antica a livello nostro, tant'è che mi piace riconoscerlo, che nasce con la 517 del 77. C'è da fare Cucci dovendo integrare quelli che allora venivano definiti handicappati, ha detto dobbiamo personalizzare, perché la personalizzazione è quello che valorizza la persona. E non lo scolaro generico, ma l'unicità di quella persona. Ecco perché da qui c'è sempre stato molta enfasi sulla personalizzazione, anche nell'autonomia scolastica. Tutti gli elementi che vi lascio, perché sono passaggi normati, ma in realtà non è un problema di normativa. In realtà, tant'è che chiunque di voi prende anche l'ordinanza ministeriale per gli esami di Stato, secondo ciclo, parla di percorso personalizzato, ma dove è mai quella personalizzazione? Quindi capire che questa invece è una scommessa che oggi possiamo assumere e che è determinante. La vostra stessa organizzazione scolastica è basata sulla scuola, quando va bene sulla classe, mai sulla persona. Aprire questa dimensione è molto interessante. E da qui io faccio dell'orientamento, citato prima come consiglio di orientamento, chiudo mostrandovi un'esemplificazione. Lo scorso anno abbiamo introdotto intenzionalmente un profilo basso, intenzionalmente, volutamente un profilo basso, il curriculum studente. Quest'anno vi dico un passo in più, possiamo farlo, lo facciamo. E guarda caso il curriculum ha dentro tutte quelle caratteristiche, il curriculum normativamente è lo strumento per l'orientamento. È per l'orientamento, dice l'orientamento. Il curriculum intenzionalmente è del soggetto, della persona, quindi è un strumento di personalizzazione. Il curriculum intenzionalmente porta all'interno competenze non assunte in ambito scolastico. Quindi i temi di prima sono uno strumento, dopodiché qualcuno può anche compilarlo in modo obiettivo. Però alcuni strumenti li abbiamo a disposizione. Normativamente, sapete che sarà un nuovo DM, spero una linea, lo stringe una ferita personale, il 6 di aprile come lo scorso anno, il curriculum l'abbiamo aperto il 6 di aprile, cioè abbiamo il 6 di aprile, chiudiamo il ministero che facciamo prima, non è possibile presentare un documento il 6 di aprile alle scuole, bisogna presentarlo adesso, non dico già che non arriverà fino a dicembre, il nuovo DM,
nel nuovo DM dirà adesso apriamo a competenze università e lavoro. Interessante. Io dico sul secondo ciclo, non vorrei che qualche dirigente, qualche docente del primo ciclo pensasse che c'è una vita del primo ciclo, perché è lo stesso ragionamento sul primo e secondo ciclo. La dispersione nasce lì, la dispersione scolastica nasce nella mancanza di un corso di orientamento del primo ciclo. Il tema di introduzione sul secondo ciclo ha anche gli elementi già previsti in un'ottica di apertura. Il documento è questo. Ad esempio, un aspetto di novità sarà sul percorso delle competenze trasversali. Lo scorso anno era completamente documentale. Deve restare, perché sono in parte la normativa, io ci aiuto affinché possa cambiare quest'anno. I PCTO sono un requisito per la missione all'esame. Quindi c'è un elemento documentale che bisogna avere, perché se non hai quelle ore non vai all'esame. No? Non so, però ad oggi è così. Vedete, vi saranno alcuni passaggi nuovi, quelli segnati, tra cui le competenze attese. Quando una scuola ha progettato quel percorso, l'ha progettato da normativa, non dico da normativa, lo mettendo, al fine di fare in modo che studentate alcune competenze. Quali competenze sono state acquisite? È una domanda non banale, ma sapere sul studente a quelle competenze vuol dire avere un processo di osservazione, rilevazione, misurazione. Passaggio molto interessante dal punto di vista didattico, anche molto complesso. È chiaro che il Ministero dirà competenza attesa e competenza acquisita, ovvero due termini, ovvero banale, ma dentro c'è un livello di complessità altissimo, altissimo. Per qualcuno potrebbe buttare delle competenze, ma se uno fa un bel lavoro, c'è dietro un lavoro interessantissimo da svolgere. E così rispetto anche ad alcune altre definizioni. Chiudo questo è tutto la parte sulla parte terza, sulle competenze in ambito non formale, e mi piacerebbe invece mostrarvi su questo alcuni passaggi. Questi sono alcuni dati, questo è il livello nazionale. Vedete che la compilazione del curriculum che abbiamo avuto, vi ho segnato alcuni dati, è del 95%, grande risultato, il 500.000 studenti hanno portato il curriculum all'esame di Stato, il curriculum adesso viene allegato al diploma, la norma, cioè grande lavoro. Come sta la campagna? Ho detto, faccio l'estrapolazione della campagna, possiamo farlo sulla singola scuola, sulla provincia, l'ho fatto già. Io ho scoperto che la campagna è il 99%. Questo dato non era da diffondere, quindi. Non era da diffondere, cioè non è possibile. Bisogna ricordarsi che la campagna lo scorso anno, proprio qui, ha fatto un grande lavoro, cioè di cosa non attengono casualmente con il miglioramento. Attengono perché c'è fatica, c'è programmazione, c'è accompagnamento, c'è cura, c'è cura. Il 99% è un grande risultato, meglio della Lombardia, del Piemonte, ci stiamo guardando sottopatto, purtroppo. Ecco perché ho detto che non ti do questi dati, no? Ma provo a dire qualcosa di più. Ad esempio, rispetto ai PCTO, noi abbiamo una situazione invece, qui siamo su questa situazione di scuole paritarie, dove la situazione invece di scuole paritarie in campagna, c'è qualche problema e ce l'ha. Quello è il dato delle scuole statali, questo è il dato delle scuole paritarie. Mentre per quanto riguarda, ad esempio, le attività in ambito extrascolastico, questo è il dato a livello nazionale e il livello di maggiore frequenza a livello nazionale ci aspettavamo tutti, sono le attività sportive, cioè gli studenti tendono a documentare le attività sportive e a indicare anche le competenze assunte alle attività sportive, ci sono tante competenze nelle attività sportive, e io ho detto la campagna su quale attività in ambito extrascolastico si colloca, per me è una cosa interessantissima. Sulle attività in ambito professionale. Vado dentro e mi commuovo, colleghi, perché vado dentro e dico voglio vedere cosa hanno scritto
gli studenti della Campania, quindi abbiamo fatto uno strumento per leggere le competenze e questo è stato dato. Di alcuni studenti, spero che voi non leggiate il codice deontologico delle scuole, che qualcuno si riconosce, ma questo dice, guardate che io ho fatto ristorazione, porto fruttifero, carrozzeria, in marche, supermercato, ma cosa ha di questo studente? Ma quante competenze ha questo studente? Quindi capite che c'è la scuola, ma c'è anche la vita, cioè questa cosa è interessantissima. Interessantissimo dal punto di vista delle competenze caratterizzate che caratterizzano anche il territorio. E naturalmente io non lo so solo le competenze, e quindi chiudo, l'abbiamo chiuso. Sì, ci pia, ci sono anche gli adulti all'interno. Oppure perché no, può essere anche qualcuno che fa il proprio, può essere. E pensavo di chiudere, visto che siamo anche nel centro di Cipri, se l'anno della nascita di Montale, perché mi veniva questo passaggio, cioè pensate agli studenti, ciò che di me sapete è una salvatura. La tonaca, quindi questa nostra umana avventura, è qualcosa di molto più complesso. Facciamo in modo che non resti solo la scorza dentro la scuola, che si riprenda anche la viva sostanza dei nostri studenti. Grazie per la vostra attenzione.